Bentornati e bentrovati al Board Game Studio, lo studio televisivo di Lucca Comics and Games, allestito con la collaborazione di Gioconomicon.net. Come vedete quest'anno siamo nel cuore del padiglione Carducci, che è il padiglione di board game e di giochi di ruolo e molto molto altro. Come primissimo gioco abbiamo Marvel Champions e abbiamo qui con noi Francesca Gherardi, ciao, di Asmodee Italia. E abbiamo due giocatori d'eccezione, perché abbiamo due redattori di Player.it, Tatiana Maniero, ciao, e Andrea Barbasso. Ciao a tutti. Quest'anno le nostre spiegazioni non saranno proprio delle spiegazioni vere e proprie, ma appunto vi illustreremo passo passo come si giocheranno i vari giochi da tavolo. Allora Francesca, iniziamo. Sì. Parlaci di Marvel Champions. Dunque, Marvel Champions è un gioco per supereroi, quindi voi dovrete interpretare due famosissimi supereroi. In questo caso abbiamo scelto Spider-Man e Capitan Marvel, che dovranno combattere in questa partita contro Rhino, un super cattivo per l'appunto. Che cosa possiamo fare per vincere? Dobbiamo riuscire a risolvere la trama principale di Rhino, che in questo caso sta cercando di entrare all'interno dell'edificio dello Shield, quindi vuole spaccare il muro dello Shield e cercare di entrare. E noi con i nostri superpoteri ovviamente dobbiamo cercare di fermarlo. Di sconfiggerlo, esatto, esatto. Allora, come potete vedere abbiamo prima di tutto la trama principale, che ci spiega appunto qual è il tipo di pericolo che dobbiamo affrontare e quante minacce dobbiamo affrontare in questo senso. Quindi le minacce che sono composte da questi segnalini, esatto, okay, da 1, da 3 o da 5, dovranno essere collocate sulla trama principale, come scritto dalla carta. In questo caso sono 7 per ogni giocatore, quindi 7, 14, 21, quindi dobbiamo arrivare ad avere 21 minacce, quindi dobbiamo collocarle fisicamente sulla trama. 20, 21 abbiamo detto, giusto? E le mettiamo qua. Queste sono le minacce da togliere per cercare di sconfiggere Rhino. Qual è il problema? Il problema è che Rhino attacca anche, nel senso non rimane fermo ad aspettare. Quindi quando noi andremo ad attaccarlo, lui utilizzerà il suo punteggio di attacco. I personaggi possono interagire contro di lui sia come supereroi, come Spider-Man, sia come alter ego, come Carol, che in realtà sarebbe Capitan Marvel. Quindi è una cosa interessante questa, perché siamo sì supereroi, ma possiamo utilizzare anche, esatto, il nostro alter ego. Anche come alter ego abbiamo delle capacità, non siamo inutili, ecco. Se Rhino dovrà combattere contro un alter ego invece che un supereroe, si dovrà invece considerare il punteggio di trama, nel senso che lui deve tramare per riuscire ad entrare dentro l'edificio della Marvel. Quindi anche i supereroi, come potete vedere, hanno i loro punteggi, ovviamente. Questo è il punteggio di intervento, cioè se il criminale trama, l'unica cosa che noi possiamo fare è utilizzare questo punteggio per togliere un ammontare di segnalini pari al punteggio sulla carta, però ovviamente può anche attaccare, questo è il suo punteggio di attacco, e infine quando combatterà contro Rhino dovrà difendersi, questo è il suo punteggio di difesa. Come invece alter ego avrà invece una capacità di recupero, cioè di recupero di punti ferita, che sono appunto i punti che abbiamo già messo sulla tabellina. Rhino ovviamente cercherà di farli scendere questi punti, certo, ferita, certo. Se uno dei due giocatori muore la partita può continuare, perché in realtà questo gioco si può giocare anche in solitaria contro, infatti, il super cattivo. Uno, cinque giocatori, esatto, giusto? Esatto. Però ovviamente se muoiono tutte e due ha vinto il super cattivo, purtroppo. Allora Francesca, io direi subito di iniziare a, esatto, iniziare a giocare. Iniziamo a giocare. Esatto, allora, come potete vedere nelle vostre carte c'è il vostro limite di mano, quindi quante carte potete prendere nella vostra forma attuale. Quindi Carol pescherà 6 carte e Spider-Man invece pescherà 5 carte. Quindi potete prendere le vostre carte dal mazzo blu. Potete naturalmente farle vedere, perché è un gioco collaborativo, quindi non, okay, c'è nessun pericolo di nasconderle. E vediamo insomma che tipi di carte si possono incontrare. Ok. Allora, dunque, vediamo un po' se le abbiamo tutte. Io vedo già due carte interessanti, carte supporto e carte miglioria. Ogni carta ha un costo che si può vedere in alto nella carta, inizio, in alto a sinistra nella carta. Il costo è dato da delle risorse che invece sono in basso a sinistra. Se io voglio giocare per esempio con Spider-Man una carta miglioria,
la carta ha un costo di 2. Questo significa che dobbiamo controllare nelle altre carte che abbiamo e che non vogliamo usare al momento, non ci servono, dobbiamo vedere i colori e i simbolini. Perché ad esempio qua dice spendi questo simbolino, quindi questo tipo di simbolo risorsa, e scarta questa carta per ripristinare il tuo eroe. Quando si ripristina le carte si considerano esaurite o ripristinate, quindi attive. Okay. Dunque, quindi dobbiamo fare attenzione ai simbolini. Se non c'è scritto nulla, si può scartare un qualsiasi simbolo. Quindi noi scarteremo, per usare la miglioria, o due di queste, perché una carta ne ha due, quindi già soltanto scartandone una potremmo già usare tenacia. Perfetto. Oppure due che ne abbiano uno. Questa è la base del gioco per utilizzare le carte. Le migliorie danno delle possibilità in più o dei potenziamenti in più all'eroe. Il supporto darà diciamo in questo caso Palazzo degli Avengers, oppure ci sono delle squadre tecniche, quindi degli alleati tra virgolette, dei supporti alleati. Per esempio Spider-Man, se non sbaglio, ha anche zia May che lo aiuta quando ha il raffreddore. Poi ci sono le carte risorsa, che appunto si possono tenere per ottenere delle risorse extra nel mazzo. E poi vediamo se abbiamo altre carte interessanti da poter utilizzare. Non le abbiamo, proviamo a pescarne una da in fondo al mazzo. Eccole qua, una che ci interessa, è alleato. Quindi noi non giochiamo da soli, ma possiamo scartare anche delle risorse per comprare una carta alleato che ci aiuterà a sconfiggere il Rhino. Benissimo. Quindi noi metteremo poi giù la carta e la carta funziona come un altro supereroe, quindi ha una sua punteggio di intervento, ha un suo punteggio di attacco e ha anche un suo, come si può dire, un suo potere personale. Questi sono però i suoi punti ferita, quindi bisogna fare attenzione perché sono un po' fragili questi alleati. Manca la carta evento, se non sbaglio, che è una carta che può essere utilizzata, diciamo, appunto, è un evento, diciamo, è una carta immediata che si utilizza subito e si deve leggere la carta, che per esempio in questo caso si utilizza come azione. In alcuni casi può essere utilizzata per interrompere un'azione di Rhino e così via. Comunque le carte hanno scritto sopra tutto il necessario per aiutarvi a giocare, quindi ora noi le stiamo soltanto controllando. Esatto, ora noi queste le mettiamo sotto al mazzo senza che tu le veda e possiamo già iniziare, perché noi abbiamo già posizionato i segnalini minaccia, quindi siamo già pronti per giocare. Benissimo. Ho messo casualmente il segnalino primo giocatore a Capitan Marvel, ad Andrea, e lui quindi ha le sue carte e abbiamo un bellissimo riassunto della fase dei giocatori che ti permette di capire che cosa puoi fare durante il turno. Puoi giocare carte, puoi innescare delle azioni delle carte che hai giocato, puoi usare poteri base di attacco, intervento, di recupero contro il super cattivo, oppure puoi, una volta per turno, puoi cambiare sembianza. Se decidi che non va bene interagire come Carol, lo puoi utilizzare Capitan Marvel. Ora io te l'ho messa come Carol, però puoi iniziare come vuoi. Finita la fase dei giocatori, inizierà poi la fase del criminale, che quasi quasi spieghiamo dopo, che ne dici? Sì, magari. Sì, intanto facciamo questa fase dei giocatori. Ok. Ok, perfetto. Quindi io posso giocare carte, diciamo che inizio come Capitan Marvel, perché mi sembra di capire. Usiamo che Capitan Marvel, certo. Non mi serve. Quindi vediamo un pochettino, volevo leggere magari, ecco, questa controlliamo qua. Un po', ecco, le carte. Esempio, questa qua dice massimo una per giocatore, la sua, esatto, azione è di esaurirlo. Allora, prima di tutto dobbiamo comprarla questa carta, giusto? Okay, quindi dobbiamo spendere tre, devi decidere di sacrificare tre carte. Lui, esempio, ovviamente hai la doppia risorsa, quindi puoi, perfetto, scartarle. Quindi queste qua, le mettiamo in una pila, perfetto, degli scarti. Sì. E, okay, e ti dice, la carta entra già pronta, già ripristinata, okay, non serve riattivarla. Riduci a 1 il costo di risorse della prossima carta che quel giocatore gioca in questa fase. Quindi se, perfetto, avrai un'altra carta che vorrei buttare giù, non c'è un limite di carte, okay, che puoi buttare giù. Altrimenti ricordati che costa meno. Ok, altrimenti posso aiutare comunque il mio alleato. Sì, 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 è un gioco collaborativo. Perfetto. Lo puoi far fare anche a lui. Ok, quindi io, già che ci sono, però giocherei anche il Palazzo degli Avengers, okay, così sono tanto con 4, esatto, risorse ci siamo. Esatto. E questa qua appunto serve per far pescare una carta. Esatto, okay, dice esaurisci, anche questo, esaurisci il veicolo. Quindi quando li vuoi utilizzare, giri la, okay, carta e almeno ci ricordiamo che la carta è stata utilizzata. Perfetto, in questo caso quindi esaurisco questa per far pescare una carta a lei, dato che tanto io non ne ho più e molto bene, non aiuterà molto. E giro anche questa per fare in modo che la prossima che acquista costerà una in meno.
Okay. Quindi ricordati, perfetto, che ti ha dato questi due favori. Questo è quello che puoi fare con le carte, però puoi anche naturalmente fare qualcos'altro, per esempio attaccare Rhino, potrebbe essere un'idea. Tipo adesso con i miei due di attacco, quindi posso usare i poteri base, esatto. Hai due di attacco, quindi vuol dire che tu metterai, farai due danni a Rhino. Okay. E noi abbiamo la nostra, abbiamo già settato i punti ferita di Rhino, quindi andiamo a 26, giusto? Due, perfetto, danni. Sì. I punti vita di Rhino variano a seconda che si giochi un giocatore, due giocatori, tre giocatori, giusto? Esatto, fino a quattro giocatori, esatto. È scritto proprio qua, punti ferita 14, come le minacce. Se c'è un simbolino personaggio si deve moltiplicare per il numero dei giocatori. Perfetto. Okay. Quindi si può arrivare anche a livelli piuttosto alti. Imponenti, okay, diciamo. Piuttosto imponenti, esatto. Come ultima cosa mi sembra di capire che posso anche utilizzare, quindi... Allora, in questo caso abbiamo attaccato. Ah, soltanto una di esse, perfetto, va bene attaccare. Oppure si rimuove un segnalino trama da qui. Okay. Quindi dobbiamo essere a posto. Ci siamo. Se ci sono delle altre carte, ora in questo caso non è il tuo caso, se ci sono delle altre carte le puoi scartare perché non ti tornano bene, ne vuoi altre, puoi riscartarle. E poi puoi pescare fino al tuo limite di mano, quindi ritorni con la tua mano iniziale, perfetto, e ripristini tutte le carte esaurite. Le tue carte. Okay, questa, perfetto, è la tua fase. Ok, ottimo. Vai, torna sulle 5 carte. Perfetto. E a questo punto è toccata, tocca di nuovo a me. Dunque, lui mi ha gentilmente regalato uno carta, sconto di carte. E uno sconto, esatto. Però ovviamente mi sembra di capire che non ho abbastanza risorse, oppure... No, allora, queste sono carte risorsa. Esatto. Quindi vedi che te ne dà... un bel po' in realtà, te ne dai il doppio da utilizzare. Certo, il pazzo degli Avengers è un po' costoso. È imponente. Effettivamente. Però costa 3. Però costa 3, esatto. Esatto. Ok. Quindi puoi anche fare una scelta. Devi purtroppo sacrificare qualche carta. Ci tocca farlo. Ci tocca. Quindi ci tocca sacrificare il palazzo degli Avengers e la genialità. Sì, ok. Certo. Facciamo due pile di scarti? Sì, due pile, ognuno ha il proprio mazzo. Ha il proprio... La cosa bella è che poi questo è un mazzo per una partita iniziale. All'interno della confezione potete anche upgradare il vostro mazzo, cioè renderlo ancora diverso. Quando uno diventa bravo a giocare può anche scegliere di cambiare le carte che ci sono all'interno e renderlo anche più forte. Ok. Quindi... Quindi tu decidi di utilizzare il palazzo, di prendere il palazzo degli Avengers, esatto, l'hai scartato, ora magari mettiamolo, facciamo un po' di spazio così, sì, hai le tue carte. Ok. E questo entra pronto. Ok. Entra pronto, ok. E quindi scelgo un giocatore, Andrea, e gli facciamo pescare una carta. Grazie, perfetto, mille. Quindi. Perfetto. Quindi questo a questo punto, sì, l'abbiamo, okay, esaurito. A questo punto puoi anche decidere di utilizzare Spider-Man per attaccare, esatto, o per intervenire sulla trama e quindi rimuovere un segnalino dalla trama. Quindi intervento rimuoverebbe un segnalino da uno. Esatto, invece l'attacco farebbe due danni a Rhino. Però Rhino mi può contrattaccare. Lo farà, a breve, esatto, lo farà. Cominciamo con l'intervento a togliere un segnalino. Togliamo quindi, esatto, un segnalino da qua. Perfetto. Francesca, una domanda. Dimmi pure. In queste carte che non c'è il costo, sono delle carte risorse che servono appunto per aiutarvi a comprare le carte. Perfetto. Quindi sono semplicemente carte a cui attingere in caso di mancanza. Perfetto, esatto, esatto. E poi vedremo Spider-Man se deciderà, perché eventualmente tu puoi anche decidere di tornare Peter Parker. Lui per esempio permette di generare una risorsa di questo tipo, una risorsa blu, che puoi utilizzarla tu, ma puoi anche darla al tuo compagno, sempre per poter comprare le carte. Direi che a questo punto è finita anche la tua fase, mi pare, okay, di aver capito. Torna ad avere un massimo di, non mi ricordo quante carte 5. Ha. 5 carte, quindi siamo... Quindi te ne manca una, puoi pescarne una, torni a 5. Abbiamo ripristinato il palazzo degli Avengers. A questo punto tocca a Rhino. Fondamentalmente che cosa fa Rhino? Rhino controlla che voi... non siate nella vostra posizione di alter ego o se siete nella vostra posizione di supereroe, perché deciderà se attaccarvi o se tramare contro di voi. In questo caso siete tutte e due supereroi, quindi vi attaccherà entrambi. Dispiace.
Entra proprio a gamba tesa. Qua c'è scritto una cosa interessante, che inizialmente non vengono aggiunte trame, però ogni volta che toccherà a Rhino si aggiunge un segnalino per giocatore. Quindi in realtà si mettono altre due minacce. Ah, caspita. Qui la cosa si fa abbastanza interessante, che già di base lui metterà le due minacce. Se ci fosse stato qualcuno di voi come alter ego ne avrebbe potuto mettere un'altra. Però in questo caso decide di attaccare. Allora, pescate ciascuno una carta dal mazzo degli incontri. Ordine di turno? Sì, vai, il primo giocatore. Oh, e poi anche Tatiana ne girerà una. Cosa succede? Allora, Rhino vi sta attaccando, quindi non si considera in questo caso la carta, ma si considerano questi simbolini che trovate sulla carta. Cosa significa? Che Rhino combatterà contro di te aggiungendo più due al suo attacco. Quindi lui ti farà ben quattro danni. Ok, ma... picchia. Va bene. Mentre per Tatiana gliene farà tre. Ok. Cosa puoi fare però? Aspetta. Ah, okay. Perché tu in questo caso puoi anche difenderti se vuoi. Ora all'inizio sei ancora abbastanza in forze. Quindi ce la potete fare, diciamo, a reggere un attacco. Ricordatevi che anche Rhino, ora quando compariranno, però anche Rhino potrebbe avere degli alleati, potrebbe avere dei suoi gregari. E quindi potreste ritrovarvi a dover combattere contro di loro. Ok. Una volta finita questa fase non ci sono altre carte, non ci sono gregari, non ci sono alleati. Lui vi ha fatto i suoi danni, tu... puoi decidere anche tu se difenderti o meno. Perché lei a questo punto lei ha 3 di difesa, quindi in teoria parerebbe tutti e tre i danni. Esatto, però per parare i danni deve esaurire la carta. Quindi la carta poi sarà scarica. Ok. Ma io direi che posso... Vuoi adesso provare... posso ancora prenderli. Ok. Puoi incassare. Ricordatevi possiamo che potete farcela. Tornare... Possiamo incassare. Ricordatevi che potete tornare nella vostra fase di alter ego per recuperare dei punti ferita. Ok. Ok, io direi che abbiamo distribuito le carte, abbiamo rivelato e risolto le carte e adesso possiamo passare il segnalino del primo giocatore a Tatiana. Queste vengono messe negli scarti di Rhino, perché le metteremo qua per convenienza. Per convenienza, sì. Possiamo ricominciare. Quindi di nuovo posso scegliere una carta, io volendo posso già partire a gamba tesa e attaccare di nuovo Rhino. Certo, però magari guarda, controlla se hai qualche miglioria magari da dare al tuo personaggio. Ne ho una che ripristinerebbe l'eroe, che però è ancora... No, ancora sei ancora è ancora attivo. Tutto a posto, quindi... Però, ad esempio, hai azione eroe, infliggi tre danni a un nemico. Questa è molto buona. Potresti scartare due carte per... due risorse per utilizzarla. Quindi energia. Esatto. Sì. Quindi anche questa finisce esatto, nella pila degli scarti. Immediato. Ah, e quindi questo avviene subito. Ti sei... E siamo perfetto. Quindi stiamo andando giù. Bene, bene, bene. Però puoi anche attaccarlo, perché questa era una carta. Esatto, quindi posso fare un altro attacco usando il punteggio di attacco del mio personaggio. Esatto, quindi Tatiana va proprio di botte. Bene, una cartellata di schiaffi. Siamo supereroi, quindi sì, imponenti e importanti. Esatto. Quindi altri due danni al nostro al nostro super cattivo. Ora io non ve lo ricordo sempre, in realtà le carte, ricordatevi, sarebbero da esaurire, comunque ce lo ricordiamo, ecco. Sì, sì. Ricordiamo che abbiamo fatto l'azione. Quindi di nuovo lui è esaurito. Sì, lui ha fatto la sua azione. Ricordati che puoi eventualmente tornare come Peter Parker. C'hai altro da fare? Ci sono altre cose che potresti fare? In realtà una per ripristinare l'eroe, però se... torna ripristinato a fine turno. Se torna ripristinato l'eroe lo puoi anche riutilizzare. Però tanto non ho le risorse, quindi... Questo potrebbe essere un problema. Ah, perché in teoria se lei avesse avuto due risorse per... Se usa la miglioria è come se lui ritornasse attivo. Quindi avrei potuto attaccarlo di nuovo. Poteva essere un'idea. Ah, ecco. Con arroganza. Con arroganza di sprezzo. Esatto. Quindi rimpinguo poi il... La mano. Sì, esatto. Lui torna ovviamente attivo, ha finito. Pronto soccorso, quello che servirà a Rhino a fine partita. A questo punto sta Capitan Marvel. Questa carta qui la deve attivare perché lui peschi una carta in più. Esatto, giusto. Giustamente, se te la sei scordata e la vuoi utilizzare,
la potevi però chiaramente non ho girare. Di nuovo non ho le risorse, quindi no, non serve ricomprarla. Ah, okay. Ormai è in gioco, quindi la potevi riutilizzare. Okay. Vabbè, non è per insomma... questa volta ti faccio una domanda però. Sì. Noi quindi vinciamo sia quando facciamo terminare tutti i segnali di trama, sia quando lo abbiamo completamente sconfitto. Esatto. Abbiamo tutte e due le opzioni. Esatto. Ok. Però c'è scritto, vedi, se questo stadio è completato, cioè se lui arriva ad avere tutti questi punti ferita, cioè tutte queste minacce, scusami, la partita è chiusa. Ok, quindi bisogna cercare un attimino, ecco, di dare esatto, un colpo al cerchio e un colpo alla botte, insomma. Ok, perfetto. Bisogna bilanciare un attimo, non ci si può concentrare non solo ci si può da una concentrare sugli attacchi, esatto. Ok, perfetto, perfetto. Va bene. Allora, diciamo questo equilibrio che... di schiaffi e diplomazia. Giusto. Esatto. quindi direi che con Capitan Marvel provo allora a ridurre un pochettino la situazione con la trama che è un po' togliere ne tolgo due di conseguenza, giusto? Ok. Adesso vedevo che ho anche un po' di alleati, quindi mi piacerebbe metterne uno. Ecco, tipo stordisci un nemico, leggo qua, dopo che entrate in gioco. Eccola qua, la carta stordito. C'è proprio scritto, la prossima volta che questo personaggio sta per attaccare, scarta invece questa carta. Cosa significa? Okay. Che se, per esempio, Mimo, ora è lui che stordisce un nemico, però proviamo a mettere la carta su Mimo, dobbiamo, diciamo, scartare questa carta e quindi è come se perdesse un turno, diciamo, okay, per attaccare. Ok, ok. E quindi lo potrei... fa sul nemico, certo. Certo, quindi potrei applicarlo a Rhino per fargli più o meno perdere il turno, esatto, diciamo. Esatto, lui non attaccherebbe un personaggio. Ok, ottimo, che non sarebbe male, effettivamente. Addirittura poi c'è Nick Fury che vedo che fa mille cose e più, ma quello ci pensiamo dopo. Quindi io direi che scarto queste tre... risorse proprio per giocare Mimo. Esatto. Quindi la gioco assieme alle mie carte, insomma. Esatto, sì. E gioca già, è già pronto, quindi ottimo. Potrebbe già essere utile. Ok, quindi dopo che è entrato in gioco già stordisce, vedo come risposta. Esatto, quindi... è entrato in gioco. Puoi stordire Rhino. Stordiamo Rhino, volentierissimo, là. Direi. E lui è già... ed è giusto, è esaurito. È già andato. Mentre, per quanto riguarda qua, diciamo che continuo... a far pescare anche un pochettino Tatiana, quindi pesca pure una carta e le do di nuovo uno sconto di uno per il prossimo turno. Perfetto. Ottimo. Quindi tu sei... queste le tengo. Pronto. Quindi ci siamo. Ah, posso ancora... il fatto che lei sia esaurita, posso cambiare sembianza comunque o deve sì, essere... sì, una volta per turno lo puoi fare. Ma rimane però esaurita. Hai fatto quello okay, che dovevi. Ok, quindi non posso recuperare in questo turno, ci penserò al prossimo. Esatto. Ottimo. Va bene, ok. Quindi faccio esatto, le azioni di fine, quindi pescherò tre carte. E io intanto ti attivo. Perfetto, queste. Grazie mille. Ok, ci siamo. Abbiamo finito, questo ritornerà a te. Sì. Andrea. Tocca a Rhino, che ovviamente in questo caso avrà un supereroe, però ha un alter ego. Sì. Quindi per quanto riguarda lui, inizialmente proverà ad attaccare... il supereroe, ma è stordito, quindi scarterà questa carta e non lo attaccherà. Ok. Quindi perderà questa opportunità. Perde il turno, diciamo. Mentre con lui non farà nulla perché dovrà tramare. Anche per tramare dovrete pescare okay, le carte. Quindi pescare comunque le dovete pescare, perché lui ha attaccato, però tu potresti trovare qualche insidia. Sì, sì. Ok, quindi, prego. Quindi sta a me, giusto? Perché... no, sarebbe prima lei perché era il primo giocatore. Sì, ah, trama ho cambiato su tutti, io il ok, ok. Colto la sprovvista, però abbiamo questo simbolino, quindi in realtà la carta non si considera. Okay. È il potenziamento che serve a Rhino. Ok. Ok. Li vado io. Oh, in questo caso, non essendoci il simbolino, vedi, c'è scritto, quando viene rivelata, se sei alter ego, questa carta ottiene impulso. Cosa significa impulso? Fondamentalmente non ce l'abbiamo il coso qua... ce l'abbiamo impulso, allora questa carta lo tiene impulso, aspetta, vai. Abbiamo un attimo di... è il bello della diretta, ogni esatto, tanto ogni tanto la perdiamo, di defaianza a tutti, ogni tanto la perdiamo, anche perché siamo nel pieno del padiglione Carducci, c'è eccolo, tantissima gente, siamo già solamente al primo giorno, quindi insomma siamo tutti un po' ancora scombussolati. No, non ce l'abbiamo impulso. Eccolo qua, vedi parola chiave, 12. Eccolo qua, dopo che una carta incontro con impulso è stata rivelata, il giocatore risolve la carta. Abbiamo trovato. Risolve la carta e rivela un'altra carta incontro. È molto, okay, molto più semplice di quello che mi ricordavo. Quindi, direi che continuo a questo punto perché...
Va bene. Oh. Francesca, che cos'è Impulso allora? Che abbiamo sciolto il nodo. Si deve pescare finché non si trova una carta che non è Assalto. Ok, quindi seconda carta pescata, di nuovo Assalto, terza carta. Esatto, a questo punto un avanzamento. Ci fermiamo perché adesso abbiamo qualcosa di concreto. Quando è rivelata, il criminale trama, quindi riaggiungiamo un altro segnalino alla trama. Mm-hmm. Sì, ricordiamoci che questi erano il numero massimo che si raggiunge. Quindi erano 21, perfetto. Quindi ne avevamo perso uno e quindi ne abbiamo un altro sopra. Il criminale trama, e questo è quello che praticamente succede a te, perché lui fondamentalmente non ha ricevuto potenziamenti per la trama, quindi lui tramerà solo di un punto e l'altro gli è stato dato da questo potenziamento che ha ricevuto. Perfetto. Per quanto riguarda lei, abbiamo detto che non potrà attaccarlo perché era stordito, quindi in realtà questa carta non viene utilizzata. Ottimo. E lui scarta le sue carte, ha finito e quindi possiamo ripartire. E quindi si riparte dai nostri eroi. Quindi adesso io posso usare i miei alleati, adesso lei non riuscirà più a stordirlo, però può attaccarlo può rimuovere della trama. Ecco, visto che è comparso un alleato che non era ancora... No, qualcuno lei ce l'aveva, non l'avevo visto. Gli alleati hanno questo, alcuni alleati hanno questo simbolino sotto l'attacco e l'intervento. Cosa significa purtroppo? Significa che quando lei attacca farà un danno a Rhino, ma ne riceverà altrettanto. Ah, ok, perfetto. Quindi purtroppo rischia grosso, però d'altronde è un alleato, via, deve sacrificarsi. Bisogna usarlo, insomma, quindi va bene, incominciamo ad utilizzarlo, direi è un po' che... è un po' carne da macello, via, insomma. Diciamo che sono in prima linea. Po' in prima linea. Quindi va bene, lo utilizzo per attaccare questa volta, dato che la trama è abbastanza bassa, direi che consideriamo possiamo andare avanti. Un danno a Rhino. Esatto. Però consideriamo un danno anche a lei. Un danno a lei. E adesso possiamo utilizzare il segnalino. Perfetto. Perfetto. Poi direi, a me Nick Fury ispira tantissimo come personaggio. Però è un costo... Ha un costo abbastanza elevato, però potrei addirittura ridurlo di uno. Bravissimo. Quelli di velivolo. Potrei anche pescare una carta, già che ci sono. Per una volta la pesco io, dai, col Palazzo degli Avengers, magari. Ah no, non è da due. Vabbè. Quindi. Guardatevi che poi alla fine, se non le utilizzate subito, dovrete scartarle per tornare al vostro limite di mano. In questo caso non c'è problema perché 6 a 6. Esatto, quindi sono a posto. Perfetto, quindi scarto. 2, 3. Queste tre. Perché è scontato di uno, quindi posso giocare Nick Fury. Continuo a giocare di qua. E risposta obbligata, dopo che è entrato in gioco, scelgo un effetto tra rimuovi due minacce da una trama, o pesca tre carte, o infliggi 4 danni a un nemico. Se è ancora in gioco, alla fine del round però va scartato. Fa un'azione forte, va bene. Quindi direi che ho iniziato a picchiare e continuo a picchiare. 4 danni non sono pochi. 4 danni sono... Interessanti. Una bella mazzata. Quindi va bene, gli faremo 4 danni. Lui verrà scartato, ahimè. Voilà. E si esaurisce entrando, quindi con questo. O posso ancora attaccare eventualmente. Alla fine del tuo round, quindi in realtà può anche attaccare. Quindi va bene, faremo a questo punto. Però ricordati che facendo 2 danni. Dipenderà anche lui, però tanto verrà scartato di conseguenza. Ci invertiamo i ruoli? Sì, bravissimo. Si muovono per la causa. Sì, infatti, anche Nick Fury, poverino. Esatto. L'ha fatto più volte. E tu hai risolto. Ho risolto quelle, eccetera. C'ho ancora queste due carte, giusto per. Per darci qualcosa direi che uso lei per recuperare i miei 4 punti vita che avevo perso. Perfetto. Perché quindi ero 8, quindi posso tornare a 12. Bene. Perfetto. Perfetto. E dopo aver fatto torni questo... Torni al tuo massimo in realtà, non vai più su, eh? Torno al sì, che è 12, perfetto. E l'ultima cosa che faccio, volevo dare questa miglioria a Carol o a Capitan Marvel, quindi scarta... Ah no, costa 2, vero? Mi sono dimenticato, quindi niente, va bene così. La daterai per dopo. Va bene, ok. Gli abbiamo finito, ricordati... Devo ripristinare, devo... Ovviamente io per acquistare le carte io posso usare anche simboli diversi, basta che quello che c'è scritto sulla carta, praticamente. Esatto, ci sono delle carte, come avevo detto prima, che ti obbligano a utilizzare determinati simboli. Perfetto. Ok, perfetto. E Nick Fury verrà poi scartato di conseguenza. Non abbiamo ancora pescato, non mi è ancora capitato di vedere una risorsa Jolly. Che è verde, se la pescheremo questa. La farò. Eccolo qua. Provata. Perfetto. Questo caso è jolly, quindi va bene per qualsiasi cosa. Ok, ottimo. Vale per qualsiasi cosa. Ok. Tatiana. Bene. A te. Allora, ovviamente la riduzione dell'elivolo vale sulla prima carta che io gioco nel turno. Scusami. Perché dice sulla prossima carta, quindi immagino che sia la prima che... Esatto, la prossima carta. Sì. Scusate, non mi ricordo ora tutte le carte. No, non ti preoccupare. Allora...
Possiamo decidere di mettere in campo Nick Fury. Anche lei, anche lei. Ottimo. Doppio Nick Fury. No, non avevi dato a lei la riduzione. No, me l'avevo preso io. Questa volta. Quindi ti costa 4. Quindi ne abbiamo 1, 2. Bisogna fare delle scelte. Scelte drastiche. Questo qua. E siamo a 3. E poi una... dispiace usare la miglioria in realtà. Rischiamo col pronto soccorso. Teo, alla fine, sperando di non averne bisogno. Il destino dello shield dipende da voi, dovete fare delle scelte. Ok, abbiamo Nick Fury. Esatto, e posso decidere di fare anche io una serie di cose. Esatto. E mi sembra opportuno cominciare a levare un po' di minacce dalla trama. Brava. Ottimo. Quindi posso levare 2 minacce da una trama. Sì. E sono quelle 2 di prima. Quindi noi siamo belli tranquilli con lui in questo momento. Ok. Posso poi eventualmente decidere di usare questo per far pescare una carta a lui. Grazie. Puoi anche utilizzare... Esatto, usare lui e posso attaccarlo. Sì. Francesca, mi dicono dalla regia che devi un pochino alzare l'archetto del microfono. Sì, scivola. Aiuto. Eccoci. Siamo. Cosa è successo? È storto. Ci siamo, va ci bene siamo. Così. Un nostro bellissimo tecnico, okay. Grazie. Sempre attento. Ok, ci e siamo. E quindi posso attaccare anche con Nick Fury, tanto. Con tutto quello che continuiamo vuoi. Continuiamo i turboschiaffi. Continuiamo. Sì. Quindi in totale farei 4 danni. Allora, fai 4 danni. Attaccare sia con lui che con me stessa. Esatto. Però lui si beccherebbe 2 danni. Immoliamo questi 2. Ci immoliamo la causa. Ci immoliamo. Va usato. Immoliamo. 4 danni. Sacrificio serve. 4 danni perché attacchi anche con il tuo supereroe. Esatto. Giusto? Ok. Siamo abbiamo portato a 10. Siamo fortissimi. Quindi anche lui tecnicamente sarebbe, sì, ricordiamoci, esaurito. E immagino di aver terminato il turno. Sì. Quindi i nostri Nick Fury ci salutano. Faccio il breve. Ci sei, quindi e poi questi posso li abbiamo. Di nuovo ripristinarmi. Esatto. Beh, dai, siete già come quasi autonomi, dai. Sono ben messi, sì. Ok, ricordiamoci che lui posiziona le minacce, innanzitutto. Poi decidiamo, insomma, come funziona qua, perché tu sei alter ego. Ah, sì, giusto, il primo giocatore, poi andrà a lei. Sì. E lui è sempre supereroe, quindi ricordiamoci che lui con te tramerà e con lei attaccherà. Okay. Però ora non è più stordito. Quindi li fa entrambi. Quindi pescate, attacca. Per favore. Beh, tu da primo giocatore prima? Sì. Vai. Però tu eri primo giocatore. Ero io, giusto, perché si switch alla fine, sì. Quindi. Ancora. Quindi nel tuo caso, oltre a tramare come aveva inizialmente, tramerà ulteriormente. Tutto il duro lavoro che uno fa, esatto, viene vanificato così. Meglio così, meglio così in realtà. Proviamo a vedere cosa succede. Insidia. Sei confuso. In questo caso dice, se sei già confuso, questa carta tiene impulso, che ora ci ricordiamo che cos'è. Ma lei non era ancora confuso e quindi dobbiamo utilizzare la carta confuso, che dice, la prossima volta che questo personaggio sta per intervenire o tramare, in realtà purtroppo è confuso e quindi perde la sua azione fondamentalmente. È così confuso da colpirsi da solo. Ahimè. Ah, ma aspettate, mi fate confondere. C'era il segnalino, non l'avevo visto. Ah, ok. Allora, se c'è il segnalino, ricordiamoci, se non c'è il segnalino, si considera la carta. Se c'è il segnalino, invece, lui può attaccare lei e gli fa 2 danni più un potenziamento. Quindi in realtà non sei confuso, e ciò è un bene, però ti ha fatto 3 danni. Però posso pararli a questo punto. Puoi pararli, però esaurisci la tua carta. In realtà potresti anche parare con lui. Però poraccio, Nick quindi si becca tutti e 3 i danni e purtroppo si sacrifica la causa. Ma in realtà posso ancora pararli. Ok, quindi lui te ne farebbe 3, ne pari 3. E sei a posto così. A posto così. Con te abbiamo già tramato abbastanza e quindi abbiamo risolto anche questa. E quindi a questo punto sta è lei primo giocatore. È il primo giocatore. Però esatto. I nostri Nick Fury, se leggo bene, che alla fine del round devono essere scartati, se sono ancora in gioco... Mi sembra di capire che... Sì, sì, noi abbiamo finito tutto il round, abbiamo finito tutto, quindi va scartato. Va scartato, sì. Okay.
quindi addio Nick Fury. Nelle nostre pile degli scarti. Dove ne sono qua? Giusto. Sì, quindi in effetti forse era meglio utilizzarlo. Però vedi, bisogna un attimino leggerle le carte. Giustamente la prima partita è sempre un po'... È giusto anche così, insomma, la prima partita non... È sempre un po' un imprevisto. Ci siamo improvvisti, bisogna ancora prenderci un po' la mano, bisogna esatto. ancora prendere un po' le misure, quindi... Appunto, come ho detto prima, così. Quando poi uno si farà il proprio mazzo personalizzato sarà molto più semplice. Esatto. Ok, però, ci siamo quasi. Ci siamo quasi, sono 10 Ryan è quasi manca. Morto. Guardiamo di tirarlo giù, che il tempo stringe. Quindi direi che un'azione potrebbe essere cominciare a ripristinare il mio eroe. Pagando. Bene, benissimo. Pagando. Ottimo. Hai visto che hai fatto bene a tenerla tenacia, che sarebbe servita. Quindi questo anche finirebbe nella pila degli scarti. Ormai sono abbiamo ripristinato sono... l'eroe. Ma noi andiamo, abbiamo preso Landy. Quindi posso attaccare con Spider-Man. Cominciamo... Sì. Quindi fare due danni. Quindi, due danni. E posso... Posso Zella, però volendo posso anche giocare Mimo. Se hai le risorse... Posso tre, però... Ah, però non ne ho tre, non perché non so contare, quindi... Va bene così. Perché il primo giorno di Lucca siamo tutti anche noi un po' confusi. Siamo tutti confusi. Vediamo un segnalino confuso a tutti. Dai, vuoi che il sonno è poco, vuoi che già io non è che ci ho fatto il linguistico per un motivo. Non voglio contare nella Prego. Vita. Prego. Ok, allora vado. Vabbè, incomincio a pescare, così aumentiamo un pochettino le opzioni. Quindi ho tutte carte rosse, quindi avrò bisogno di un sacco di risorse rosse, mi sembra di No, le risorse sono colorate qua sotto. Ok. Hai un po' di carte, quindi... Posso divertirmi. Sicuramente incomincio a... Così ne peschi darmi... un'altra, se no, non è quella che abbassa di uno il costo. Era questo. Posso? Adesso direi che, per esempio, io scartando queste due... Sì. Potrei dare un bel montante, che sembra molto interessante. Perché montante dice 5 danni. Quindi siamo proprio... Manca poco. Sì, scusate, 5 danni. Manca 3 danni. Siamo messi malissimo. Potrei diventare Capitan Marvel, che però è leggermente a corto di quello che le servono. Mm. È anche vero che ci sono tante carte, vedo che possono... Leggo, infliggi 5 danni a un gregario e i gregari sono quelli che non sono usciti. Al momento che... okay. Siamo stati sfortunati, non lo so. Ok. Però, ma io sono curioso di vedere cos'altro può fare lui, quindi decido che gli faccio ancora 2 danni giusto per mandarlo, lasciare gli sgoccioli. Esatto. Però sono veramente curioso di quello che può fare da quel mazzo, quindi decido di terminare qui il turno. Ok, ripristinare e ripescare, mi raccomando. Perché con Mimo avrei potuto farlo fuori, ma sono... È vero, curioso. È vero. Sono curioso, lascerò poi il piacere al prossimo turno. Questo l'hai fatto tu? Sì, questo l'ho fatto io, sì, corretto. Quindi ripeschiamo... Così? Sì, esatto. Giro? Giriamo. Oh oh oh. Allora, siete tutti e due supereroi, quindi sì. In realtà bisogna utilizzare i potenziamenti. Ok. Quindi, per quanto riguarda te... Allora, mi stavo già dimenticando che lui comunque aggiunge le minacce. Altre minacce. Più attacco, quindi fai 3 danni a lui e in questo caso 4 danni a Spider-Man. Ouch. Non è uscito niente di interessante. Out. Potete distruggerlo. Quindi il primo turno, il primo giocatore sarebbe mio adesso, giusto? Esatto. Che passa? Scusa, il primo giocatore torna. Va bene. Quindi la scelta sta su come fargli male qua, insomma. Vai, se con pugnazzo di Capitan Marvel o... Ma povera Mimo, non ha fatto quasi nulla, lo faremo fare a lei l'ultimo colpo. Quindi prende lei, un colpo. Però riusciamo a darlo. Sarebbe morto anche e con un marrovescio ben assestato Rhino, colpo di scena. Ora noi ovviamente non abbiamo tutto il tempo di finire questa partita, però il colpo di scena sarebbe che in realtà Rhino tornerebbe in una seconda fase con più punti ferita e più cattiveria, quindi in realtà non sarebbe finita la puntata, ma insomma, se volete sapere come finisce questa puntata andiamo a trovare Francesca allo stand Asmodee e a provare questo, a provare Marvel Champions e vedere anche la seconda fase.
Io ringrazio Francesca. Grazie mille, ragazzi. Per il tuo aiuto, per la tua spiegazione. E ringraziamo anche i nostri due giocatori di Player.it, Tatiana e Andrea. Grazie. Che sono stati bravissimi. Sono stati bravissimi. Insomma. Siamo stati tutti un po' confusi, ma questo è il bello della primissima diretta qui da Lucca. Per fortuna che c'è un preziosissimo compendio delle regole all'interno della confezione. Cioè, bellissimo compendio. Ah, una domanda, Francesca. Dimmi. Usciranno delle espansioni? Ebbene, ebbene sì, usciranno delle espansioni dedicate ad altri supereroi, perché all'interno ora al momento abbiamo Spider-Man, Capitan Marvel, She-Hulk e Pantera Nera, ma ci saranno nuovi supereroi da utilizzare. E le espansioni sono, so che sono vicine all'uscita, vicinissime. Io vi ringrazio ancora per il vostro tempo, per la vostra collaborazione. Ringrazio voi per averci seguito per questa nostra primissima diretta al Board Game Studio all'interno del padiglione Carducci. Vi aspetto per la prossima video intervista e per la prossima giocata. Ciao! Ciao! Ciao.